costi, questi che vi ho dato sono costi fissi, cioè sono i costi da le tasse da pagare presso l'ufficio, presso la WIPO, quindi non comprendono i costi del consulente. Come vedete sono costi piccoli. La tassa per il deposito internazionale per noi sono 848 euro, la tassa di trasmissione sono 62 euro, la tassa di ricerca di anteriorità 1700 euro, con 2610 euro uno se la cava. Questi sono i costi che si pagano. Generalmente un consulente, adesso dipende anche dalla difficoltà, da tante cose, comunque diciamo ci potrebbero essere altrettanti, una cifra, quindi si viaggia attorno ai 5-6 mila euro, anche qui è inutile creare dei segreti, più o meno quelle sono le tariffe, chi fa un pochino più di più, chi fa un po' di meno, però questi sono i costi generalmente applicabili.